Ciao ragazzi, allora vi voglio far vedere come potete preparare un tonico artigianale, cioè fatto in casa, per il viso. Quindi che ha un'azione ovviamente tonificante e astringente, oltre che antiossidante per la vostra pelle. E questo qua lo consiglio soprattutto per la pelle mista, anche la pelle grassa, in generale va bene per qualsiasi tipo di pelle. Se l'avete secca, dopo andrete a idratarvi con una bella crema idratante ricca di principi nutrienti. Per questo tonico ci servono arance, biologiche oppure limoni biologici. Io vi consiglio biologici perché ovviamente se prendete quelli dal fruttivendolo che sono ricchi di pesticidi e ulteriori schifezze, dopo una cosa che dovete mettere sulla pelle, che credo che non sia il caso, io le prendo dal mio giardino, quindi sono biologicissime e quindi comprate queste arance biologiche che si vendono anche al supermercato o limoni biologici come lo volete fare, a preferenza vostra. Io l'ho fatto sia con i limoni che con le arance. Allora, in questo modo prendete due arance, due, massimo tre arance, e andate a togliere, dovete togliere solo la buccia arancione senza il bianco che c'è sotto. Potete utilizzare uno strumento come questo, tipo un pela patate con la lama. Io non mi ci trovo, sia perché insomma ho paura di farmi male con queste lame, sia perché mi trovo molto meglio con il coltello. Il segreto soltanto è farlo molto molto sottile, vedete? Perché non devo prendere il bianco che c'è sotto. Vedete? Così praticamente. Cioè tutto il bianco lo devo lasciare qui. Quindi solo quella, la parte arancione mi serve, che è Quindi ricca. Dopo spezzettate tutte queste bucce che avete ottenuto in questo modo, insomma grossolanamente, ecco così, e le andate a mettere in un barattolo di vetro come questo. Ovviamente anche questo precedentemente lavato, pulito e lasciato asciugare bene. Le andate a mettere in un barattolo come questo. Ovviamente mettendo il contenuto, le bucce di 2 o 3 arance, riempirete ad esempio fino a qua, tipo fino a qua. E cosa fate? Prendete l'aceto di mele. Io vi consiglio l'aceto di mele perché è più delicato dell'aceto l'aceto di vino, quello classico, quello bianco. Però ovviamente se non ce l'avete potete utilizzare anche quello là classico. Quindi ricoprite con aceto di mele. La quantità deve servire a coprire le bucce di arance. Quindi mettete l'aceto di mele fino a coprire le bucce d'arancia, oppure se l'avete fatto con il limone fino a coprire le bucce di limone, e chiudete. Chiudete in questo modo e lasciate riposare, macerare queste arance, queste bucce di arancia e bucce di limoni per qualche giorno. Questa conservazione sotto l'aceto si conserva bene anche per mesi, quindi più tempo lo fate stare, più sarà pieno di sostanze nutritive, antiossidanti il vostro tonico. Io vi dico che io l'ho preparato qualche giorno fa, precisamente 3 giorni fa, e quindi adesso, dopo 3 giorni, voglio filtrarlo e voglio fare il mio tonico. Ecco qua, quello che io ho preparato 3 giorni fa, con le bucce di arancia, che adesso non so se si vede, il colore dell'acqua, cioè dell'aceto, scusate, assume un colore proprio arancione colorato, e l'ho fatto anche con le bucce di limone. Vedete, ho usato questi barattoli da cucina, questo pare che era del tonno, ovviamente lavati e conservati e puliti, asciugati. Io ho messo qui le bucce d'arancia ricoperte con l'aceto di mele. Qui invece ho voluto fare una prova con le bucce di limone ricoperte con l'aceto di vino bianco, quello classico, per vedere proprio la differenza. L'odore, questo qua è bello, odora proprio di arancio, bello. Questo qua odora di limoncello, quindi che anche è bello come odore. Ma noi non dovremo utilizzare questo contenuto sul nostro viso, lo dobbiamo filtrare e ci dobbiamo aggiungere l'acqua. Quindi in questo modo
Io prendo un filtro o tipo questo, questi passini, o ancora meglio, se ce l'avete, una garza sterile di questo tipo, quelle là che servono per le ferite, vedete che fitta 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 e filtra bene. Se non ce l'avete, potete utilizzare anche un semplice Scottex, due strati di Scottex che vi filtrano. Cioè non c'è problema, arrangiatevi con quello che avete in casa e lo andiamo a mettere in dei contenitori. Io ho il vizio di non buttare mai i contenitori che mi potrebbero servire, qualsiasi contenitore, li lavo e li pulisco. Come questo qua del malefico Leo Johnson, vedete? Con il suo tappino, l'ho lavato, l'ho asciugato, è comodo perché c'è il buchino piccolino, quindi per il tonico da mettere Ogni volta va sull'opatta con bene. all'interno una garzina, vedete? Metto qui dentro per fare il mio filtraggio e ci verso il contenuto di questo senza far cadere le bucce, perché io adesso non lo dovrò versare tutto. Una parte la conserverò perché qui dentro si mantiene più a lungo, diciamo anche per mesi. Quindi poi quando mi sarà finito, dato che questo qua voi non lo potete conservare, quello là che prepariamo adesso, massimo per 2 settimane, quindi ne prepariamo una piccola dose. Poi quando sarà finito, saranno passate le 2 settimane, se sarà rimasto lo butterò, se sarà finito ne preparerò altro da qui, perché qui dentro nell'aceto si mantiene anche per mesi. Quindi verso il mio contenuto, io faccio nella quantità, devo mettere nella quantità una parte di questo e 3 parti di acqua distillata qua. Usate lo Allora, stesso dosatore per l'acqua. Quindi io sono arrivata qui con questa qui, con l'arancia. Quindi poi prendo il mio barattolo con il mio imbuto, con la mia garzina e ci vado a mettere questo qui che ho messo qui dentro, che ho dosato, lo verso qui dentro, non vedete? Ecco, lo sto semplicemente versando nella garzina per farlo filtrare lentamente. L'ho versato tutto, ok. Adesso, quando finirà di scorrere, devo mettere la mia acqua distillata. Abbiamo detto una parte di questo e 3 di acqua distillata, perché io lo voglio fare leggero. Nel caso in cui voleste farlo, avete la pelle molto grassa, volete farlo un po' più forte, un po' più aggressivo, più astringente, allora potete mettere una di queste e 2 di acqua distillata. Io invece ho detto che metterò 3 parti di acqua distillata. Quindi prendo la mia acqua distillata, che è questa. Vedete? Trovate scritto acqua e ne demineralizzata per verso. qua dentro le mie 3 parti. Allora, una, tolgo l'imbuto perché non mi serve più, ovviamente, e la verso qui dentro. Uno, due. E la verso, oh, c'è una buccia d'arancia. Intrappoliamola nella garzina. 2. Ok, e l'ultimo 3. Ecco qua, al posto dell'acqua distillata che trovate per 40-50 centesimi al supermercato, anche di meno, potreste usare anche l'acqua ai fiori d'arancio, quella che si usa per fare i dolci, oppure l'acqua, un idrolato di rose, l'acqua di rose, insomma, quello che volete per farla più profumata. Però vi posso assicurare che così già potete mettere qualche essenza per i dolci, qualche olio essenziale, insomma, abbellitela come volete. Io la lascerò così perché vi dirò, già è bella colorata e profumata e voglio fare un tonico, diciamo, non molto forte, delicato, perché comunque ho la pelle che è sensibile. E quindi poi chiudo, mescolo un pochino e ho fatto il mio tonico, che vi posso dire che ha un odore bello di fresco, di arancia, bella. E non si sente più l'aceto. E quindi questo qua con il mio dischetto lo andrò a picchiettare sul viso dopo essermi struccata, come normale tonico, oppure quando ho voglia di astringere un po' la pelle, di tonificarla. Voi sapete le proprietà che sono contenute nell'arancia, la vitamina, tutte
tutte queste sostanze antiossidanti, eccetera. L'unica cosa che vi posso dire è che non vi esponete al sole dopo aver messo questo tonico, ovviamente, perché comunque è fotosensibilizzante. La stessa cosa andrò a fare adesso con il limone, con questo qua, con le bucce di limone. Non sto qui a farvi vedere lo stessissimo procedimento. Ciao!